Lettori di tutandroid.net, questo è l'unboxing di Elephone P9000. È il nuovo top di gamma dell'azienda cinese. Chiaramente con top di gamma non intendo che è un dispositivo che punta a competere con dispositivi come Samsung Galaxy S7 o LG G5, ma che è il dispositivo di fascia più elevata proposto dall'azienda. Come abbiamo visto, confezione molto elegante in plastica bianca rigida, sicuramente diversa rispetto a quella che è la classica scatola in cartone che vediamo solitamente da parte dei produttori. Ospita al suo interno lo smartphone, che è abbastanza difficile in realtà da estrarre. Subito sotto allo smartphone abbiamo un piccolo tagliando, un piccolo volantino, se così possiamo chiamarlo, che ci informa del fatto che il dispositivo è compatibile con la tecnologia MediaTek Pump Express Plus, che è praticamente una concorrente della Qualcomm Quick Charge 2.0, perché abbiamo il classico manualetto di istruzioni in varie lingue, il cavo USB Type-C, quindi reversibile, la piccola spillettina per estrarre il cassettino delle SIM e sotto a questo portatelefono in plastica abbiamo la cover in materiale gommoso trasparente. Non abbiamo il caricatore perché questo viene venduto a parte. È disponibile all'acquisto a parte. La cosa notevole è che supporta per l'appunto la carica con tecnologia MediaTek Pump Express Plus e quindi carica a 5V, 7V, 9V a 1,67A oppure a 12V a 1,25A. Serve proprio per velocizzare la carica in base a quanto il nostro dispositivo ha bisogno. Mettiamo via tutto quanto, passiamo al dispositivo che è veramente molto molto compatto per essere un 5,5 pollici. È molto piccolo, si tiene abbastanza bene anche con una sola mano. Chiaramente non è comparabile ad un dispositivo da 5 pollici o meno come ergonomia, però sicuramente tra i dispositivi da 5,5 pollici, in particolare tra quelli provenienti dall'Oriente che ho avuto modo di provare, questo è uno dei più comodi da utilizzare con una mano sola. È molto piccolo, è molto ben realizzata anche la texture sul retro, che ha questa finitura che è un po' simile a quella della batteria Phone Salesman Keystone Plus. Ha questa finitura un po' tipo pietra naturale che permette di impugnarlo meglio, offre un miglior grip. I lati sono in alluminio lavorato, hanno una bellissima lavorazione secondo me, che dà veramente un'impressione di un dispositivo di fascia un po' più premium rispetto a quello che è effettivamente, perché questo dispositivo viene venduto a circa 200€, $220 è il prezzo medio che si trova online. Quindi dal punto di vista costruttivo dei materiali è un dispositivo che devo dire mi piace, mi piace molto. Carino è anche questo dettaglio dei fori sul lato inferiore, così molto circolari, molto ben fatti secondo me. Una cosa particolare è il fatto che c'è questo tasto in più sul lato sinistro che va ad aggiungersi al tasto di accensione e spegnimento qua sul destro e al bilanciere del volume. Questo tasto è programmabile, si può programmare come si vuole e gli si possono assegnare varie funzioni. Adesso accendiamo il dispositivo. Nel frattempo, vediamo se riesco a farvi vedere, che si vede già. Ecco.
si vede qui che non è esattamente a prova di sporco questo vetro. Tra l'altro questo che c'è qui, vediamo se riesco a farvelo vedere, questo che c'è qui, ecco, si vede, è il tasto home, ma integra anche al suo interno il LED di notifica. Ecco, come avete visto, il telefono si è acceso molto velocemente. Andiamo ad aumentare la luminosità. Io in realtà vi svelo che l'ho già provato un pochettino, ho già installato qualche applicazione prima di fare questo unboxing. Ecco, volume delle notifiche molto elevato, che dire, schermo molto interessante. Si pronuncia sicuramente un bel dispositivo da provare, da recensire. È un dispositivo che sinceramente non mi aspettavo di trovare così bene. Mi ha colpito in positivo e quindi non vedo l'ora di dirvi di più nella recensione che arriverà nei prossimi giorni. Non so darvi una tempistica precisa, ma immagino che fra una settimana o poco più il video sarà online. Quindi per il momento io concludo qui, vi invito a lasciarmi eventuali domande che potreste avere sul dispositivo nei commenti qui sotto. Per questo unboxing direi che è tutto, un saluto da Riccardo per tuttoandroid.net.